Allora, dicevo, da quando è uscito praticamente il live action, non capivo perché tanti YouTuber, tanti streamer si fossero lamentati così tanto, della palette, ok? Non capivo onestamente il senso delle critiche mosse alla Sirenetta, legate al fatto che praticamente erano troppo scure le palette, ciao Angelo, era troppo scuro il film. Ora che praticamente è uscita la versione in HD di parte del tuo mondo, perché molti criticavano proprio questa parte legata al fatto che c'era poca roba nella scenografia. Era poco onirica, poco sognante, come appunto il cartone originale in realtà era. E niente, io lì per lì ho preso le recensioni per com'erano. Dico, vabbè, sì, loro giustamente hanno la loro visione, ma sarà esattamente così. Mi vado a riguardare parte del tuo mondo stamattina e noto determinate cose. Ossia, mentre vedevo la clip, che adesso andremo ad analizzare insieme, ho proprio realizzato che in realtà è volutamente, è ovvio, scura, ma ci sono dei motivi specifici e ce ne sono due in particolare. Uno legato all'atto pratico del live action, cioè quindi proprio a una questione d'esordi, regà, proprio se sta a parlare de Dindi, e invece un altro legato al fatto di voler essere molto scenografico, molto teatrale. Adesso lo andiamo a vedere. Allora, ovviamente non ci sarà l'audio perché appunto tanto non me monetizzano, però meglio non rischiare strikes, già non so se si possa vedere. Allora, in questa scena già iniziale è molto bello perché abbiamo questo movimento di camera che si muove attraverso diciamo gli oggetti, quindi stiamo in mezzo alle chincaglierie che Ariel ha nella caverna. E già da questo momento noi vediamo, o meglio, non vediamo granché bene quello che c'ha intorno. Vedete come praticamente intorno ad Ariel non si veda praticamente niente lo sfondo è nero, ok? E sì, poi qui di sottofondo vediamo in primissimo piano colli di bottiglia, quelli che sembrano colli di bottiglia, insomma, chincaglierie varie, e un po' di robina sullo sfondo. Ma perché questo? Cioè, già da qui ho detto, ok, è tutto molto scuro, ma perché? Prima di tutto è una questione logica, cioè questa già sta sotto il mare e in più sta dentro una grotta sotto al mare. Certo che non si vede una ceppa, no? Cioè, voglio dire, ha perfettamente senso, anche se poi uno dice, vabbè, ma è un live action, fatelo più colorato, fatelo più magico. Sì, e adesso ci arriviamo, comunque. Lei sta a cantare tutta bellina e appunto abbiamo questo taglio di luce che eccolo lì, ce la inquadra, bella, chiara, insomma, è leggibile e ci permette già di entrare nel mood del pezzo. Ed effettivamente è tutto molto scuro qui, cioè è tutto misterioso, è tutto strano e la caverna pare abbastanza spoglia, pare abbastanza vuota, che tu dici non c'è niente dentro sta caverna, ma quali meraviglie, ma quale roba. Ma c'è un perché. Allora, intanto serve proprio per creare, secondo me, questa volontà di mistero. Cioè, questo live action non è, ed è chiaro, che non è stato fatto con l'intento di essere colorato, gioioso o nello spirito originale del cartone. È ovviamente una rivisitazione del regista che ci ha voluto mettere del suo. E quindi già a me piace questa sorta di caverna, proprio di antro, di luogo oscuro, perché se uno dice caverna, tu non pensi, ah, che bello, tutto luminoso, tutto brillante, no, pensi a un luogo effettivamente ritirato, un luogo oscuro, e così infatti è. Lei poi continua a cantarsela e già qui vediamo come le luci effettivamente sono settate per far risaltare lei all'interno di questo spazio, cioè noi comunque, a oscurità a parte, lei la vediamo, la seguiamo bene, cioè capiamo dove sta la sirenetta, no? E poi appunto abbiamo questo momento dove
vediamo bene la sua silhouette perché vedete che la luce che viene proiettata sul masso dove adesso Ariel è seduta crea proprio al centro della composizione la massa della sirenetta stessa, no? Cioè noi vediamo proprio i capelli e diciamo l'onigiri perché pare non è un onigiri, che sarebbe la forma di Ariel grazie al fatto che il sasso è illuminato dalla luce, quindi si crea questo forte contrasto cromatico. E vabbè, lì fin qui lei appunto se la inizia a canticchiare, se la continua a dire quanto mi piacerebbe avere gambette per andarmi a fare quattro salti in padella. E già qui iniziamo appunto a vedere il primo trick. Oh, se ci fate caso, adesso gli oggetti si vedono perché brillano, ok? Qui intorno noi riusciamo a vedere le cose che la circondano, proprio perché c'è questa refrazione della luce che ti dà l'idea che la caverna contenga degli oggetti, ok? Però non te li faccio ancora vedere bene. Perché? Perché eccola là che disseminato durante, diciamo, la struttura della caverna stessa, io ho questi punti di luce simili a faretti che mi servono in maniera strategica per creare drammaticità, ossia c'è un'impostazione molto molto teatrale in tutta questa scena, perché un conto è il disegno degli anni 80 che è dipinto e quindi bene o male essendo un cartone animato devo poter leggere e decriptare bene la struttura. Essendo questo un live action invece posso prendermela un po' più, come posso dire, larga e quindi posso giocare un pochino di più sull'effetto visivo, sull'effetto teatrale, del tutto, che secondo me è molto più figo. Sarà che io sono adulto e non sono più un bambino, però guardate che figata assurda il fatto che è tutto molto scuro e la silhouette di nuovo di Ariel emerge dal contrasto di questo proprio raggio di luce che filtra e tocca che cosa? Questa parte di masso sul quale noi vediamo poi le oggettistiche, le chincaglierie che Ariel colleziona. Quindi a me piace molto perché è teatrale, sembra di stare in un teatro. Quindi c'è poca luce, ci sono questi spotlight, questi faretti che illuminano nel punto giusto, nel momento giusto e creano una sorta di piccoli set, cioè non è un set unico, sono tanti piccoli set che creano poi la coreografia dello spostamento di Ariel sempre più verso l'alto della caverna, accentuati da questi punti d'attenzione, da questi punti di luce. Quindi noi non abbiamo modo o tempo di vagare o di distrarci all'interno della caverna, non seguendo poi che cosa l'azione della protagonista della sirenetta, ma la dobbiamo per forza di cose seguire, proprio perché ci viene creata questa cosa di vedo non vedo, quindi tu stai cercando di capire cosa sta succedendo e segui Ariel. È una scelta stilistico-registica precisa, ok? Può non piacere, ma perché può non piacere? Perché ovviamente noi siamo ancorati allo sfondo dipinto in 2D, tutto violaceo, bluastro, verdastro della versione originale. E io lo capisco e ci sta ed è fighissimo. Ma come scena, come live action, il voler creare questo crescendo man mano che il pezzo va avanti, partendo dall'oscurità e andando praticamente a muoversi a zigzag in questi punti specifici, è molto figo. E infatti adesso c'è un'altra cosa molto interessante che ho notato. Ok, lei vedete è illuminata e noi vediamo chiaramente una quantità specifica di oggetti. Lei poi nuota ancora più su e di nuovo il trucchetto di prima. Io illumino lei, poi illumino lo sfondo o scurisco lo sfondo in modo che rimanga sempre questo contrasto luce e ombra per vedere sempre esattamente Ariel dove sta, ok? E vabbè, poi lei nuota, c'è questa bella parte in cui scende e eccolo là. Abbiamo un'altra volta il nostro piccolo palchetto, il nostro punto di attenzione dove lei si va a mettere. E che cos'è questo punto? È una sorta di rientranza, una sorta di, come posso dire, braccio di foro nella pietra che
che è una figata assurda perché crea proprio una sorta di cornice intorno ad Ariel ed intorno alla situazione, no? Cioè noi abbiamo proprio questa specie di lei dentro questa specie di bolla in questo momento che non è altro che una struttura naturale della caverna stessa, ma che è efficace perché, ripeto, crea una sorta di mini set dentro al set e questo ha ovviamente un risvolto anche economico, proprio perché invece di andare a creare una roba che magari mi costa tantissimo, non so quanto potrà essere costata la produzione, la post-produzione di questa scena, ma invece di andarmi a creare una roba che mi costa non si sa quanto a livello di interazioni luminose, di messa a fuoco degli oggetti, di calcolo, no? Dell'oggetto costantemente, io creo un effetto scenografico e allo stesso tempo me la vado a giocare però pure al risparmio perché dico vabbè ma tanto là non si vedrà mai perché ci abbiamo messo un punto d'oscurità in quell'angolo dell'antro, metteteci due glitter che sbrilluccicano per far capire che ci sono gli oggetti, ma non ci mettete gli oggetti, quindi non perdete tempo a modellare gli oggetti, a posizionarli, a selezionarli, che quello ragazzi è tempo, è lavoro. Perciò io ripeto, è molto figo perché ha un preciso senso pratico del tutto. E andiamo avanti, poi la nostra Ariel se la nuota ancora di più e man mano che sale, eccolo qui di nuovo per esempio, l'abbiamo appena visto il trucco del cerchio per concentrare l'attenzione su quel determinato punto e la luce batte su quel determinato punto, vedete che intorno non si vede veramente bene, non si legge bene cosa c'è, cosa succede, ma il fatto che lei stia dentro al cerchio è a livello di composizione molto molto efficace, perché da una parte è realistico, ripetiamolo, sì, perché sta in una grotta sotto l'acqua, quindi va bene che un film, non le sirenette non esistono, eccetera, eccetera, però un minimo di interazione luminosa con un po' di senso logico della fisica della luce ce l'hanno voluto mettere. In più si risparmia, doppia convenienza, crei un'immagine particolare, evocativa, misteriosa e allo stesso tempo spendiamo meno soldi. Mi pare che facciamo due piccioni con una fava. E infatti vedete che pure sul libro, no? C'è questo bel taglio di luce perché c'è la proiezione dell'ombra della, diciamo, struttura rocciosa, della formazione rocciosa, che ci mette in ombra il viso dell'essere umano e prende, pone l'accento solo sulla fiamma, che è il punto dove la canzone appunto va a battere, dicendo appunto il fuoco brucia, il fuoco, come si chiama? Fuoco, sai, brucia appunto. Quindi è molto figo. È vero, non è tanto saturo, ma chi se ne frega, a me, ripeto, da adulto piace molto. Poi qua Ariel inizia ad incavolarsi perché lei è molto, in questo caso secondo me l'attrice ha fatto un buon lavoro a livello recitativo, non è vero che è monoespressiva, non è vero che non mostra tante emozioni, secondo me le mostra e come, soprattutto in questa parte si vede che è coinvolta, si vede che quello che canta si capisce, ossia voglio vedere che cosa c'è di fuori, lo vuole e mal sa di non poterlo volere e poi appunto abbiamo l'ultima scena molto molto bella, molto figa, dove non si vede assolutamente niente se non la silhouette della mano e questo è molto, ripeto, teatrale, è molto drammatico, perché la scena in realtà non è divertente, non è drammatica. Il taglio che hanno, secondo me, deciso di dare, ma che poi penso sia oggettivo, è che Ariel sta male. Ariel non è contenta manco per cavolo, di sta sotto l'acqua, vuole sapere che cosa c'è lassù e poi nel mentre vi ricordo che la scena è oscura perché se sta a fa notte, perché su è notte, quindi passiamo da una situazione pseudo pomeridiana, tardo pomeridiana al notturno e se non lo sapete ve lo dico io. Non è sbagliato questa transizione giorno-notte incredibilmente brusca perché nei pianeti, nei paesi tropicali, il passaggio, l'alternanza alba e tramonto è molto veloce, è velocissima, è molto brusca, proprio perché sono su una linea, appunto, diciamo, non dell'equatore, però sono su una linea delle coordinate, diciamo, terrestri,
in cui proprio l'inclinazione della luce del sole è netta, è troncata, è un po' come dire in Finlandia, in Antartide ci stanno 6 mesi di giorno e 6 mesi di luce proprio per l'inclinazione dell'asse terrestre. Ecco, ai Caraibi, dove si suppone che sia ambientato il film, perché non viene specificato nel film che è ambientato in Sardegna, ma ti viene fatto credere che siamo in una situazione pseudo-caraibica, beh, ai Caraibi il passaggio giorno-notte è molto veloce, è molto brusco, può avvenire in una manciata di minuti esattamente come nel video. Quindi il fatto che si passi da questo pseudo tardo pomeriggio bluastro illuminato alla notte, che dà senso poi alla scena con la mano così, che è così scura e così buia, ha perfettamente senso, si va ad amalgamare perfettamente con la drammaticità del testo, perché Ariel alla fine dice che non gli sta bene, sta nel mare e vuole essere parte del mondo degli umani, non è contenta, non è allegra. Se poi Glen Keane nella versione degli anni 90, 80, fine 80, l'ha animata in quel modo grazioso, che lei fa tanti sorrisi, tante piroette, gioca con Flounder. Quello è perché il media, ovviamente, dell'animazione, prima di tutto si rivolgeva, penso, a un pubblico più giovane, ma poi era più scanzonato, più allegro. Questo è molto più maturo, è molto più adulto, ma perché fondamentalmente i remake parlano agli adulti, parlano ai trentenni, parlano ai quarantenni, quelli che si sono visti i film originali da bambini al cinema, proprio perché tra il media dell'animazione e il media del live action, se io dovessi andare a puntare su un pubblico di bambini, rifarei i film in CGI come remake, non li farei in live action. Il live action, secondo me, è proprio perché l'attore deve puntare veramente a parlare agli adulti, che poi saranno loro a portarsi i figli al cinema. È tutta una mossa commerciale, regà. Però vi posso dire, guardate che bello, è drammaticissimo, è bellissimo. Noi rimaniamo comunque concentrati su Ariel per tutto il tempo. È vero che è scuro, però c'è un perché, cioè il dire è tutto troppo scuro, è tutto troppo scuro, è tutto troppo scuro. Sì, ma fermati un attimo a riflettere sul perché è tutto troppo scuro. Io da visual artist un senso ce lo vedo. Mi piace molto, cioè c'è questa palette molto fredda, molto acquatica. Lo rimetto un attimo indietro giusto per rivedere un secondo il movimento e commentarlo magari di filato. Poi per concludere, perché questa voleva essere una piccola analisi del video, perché qui parliamo comunque di concept art, di visual art, di effetto visivo, di storytelling e movimento di camera, non tanto poi se il film è bello e brutto, se lei è adatta come attrice o non è adatta. Per me lei è adatta, mi piace molto. Anzi, vi dirò sfondone che mi farà odiare da tutti, però a me piace di più dell'Ariel vecchia, cioè effettivamente io sono cresciuto. E capisco che questo film parla a me, parla al target che sono io, un adulto, e mi piace di più, la trovo più carismatica, la trovo che abbia più carattere questa versione rispetto a quella degli anni 80, dell'89 animata. Mi parla meglio a me, non a tutti ovviamente, su di me ha avuto l'ok. Poi è ovvio che il film non è perfetto, c'ha dei pezzi che un po' zoppicano perché hanno voluto allungare un po' il brodo tagliando delle parti importanti, ma quello non mi interessa, proprio perché non sto a giudicare poi tanto il prodotto in sé, ma semplicemente sto analizzando a livello di effetti di visual, di nuovo da concept artist, da visual artist, perché sono state prese determinate scelte, e le scelte hanno un senso perfettamente coerente. Uno, per creare drammaticità e immersività, per fondersi meglio con il testo cantato della canzone, e due, per, secondo me, risparmiare un po' dei soldi, ripeto, perché andando a togliere elementi visivi fai meno lavoro. Io penso che sta scena sia stata già abbastanza difficile e costosa da girare con tutta la motion capture, con tutto il crocco che ho visto che le hanno montato intorno per permetterle di simulare il nuoto dentro la sala green screen o blue screen. Quindi, cioè, ci hanno messo pure i loro 3 bei anni, insomma, a realizzarlo. Quindi, cioè, io ci vedo un senso. Cioè, ci vedo perfettamente senso in questa versione. Adesso riguardiamo i 3 minuti filati col commento diretto. Allora, movimento di camera e dettagli,
Le Chincaglierie, molto bello, noi ci muoviamo attraverso di esse come se fossimo un pesce appunto che raggiunge Ariel nell'antro e la guarda quasi spiandola e vediamo i dettagli degli oggetti del mondo umano e poco lo sfondo, risparmio dei sordi e bello effetto drammatico, molto bello questo contrasto. Inquadratura dall'alto verso il basso all'inizio in cui Ariel viene fatta emergere attraverso il contrasto dell'oscuro di lei, non della pelle, proprio dell'ombra, con la brillantezza, come succede adesso, dello sfondo, vedete, della roccia. E questi sono già primo set, secondo mini set, quindi mini set 1, mini set 2. Di nuovo, dettaglio sugli oggetti perché te li faccio vedere, ci sono, ce li ha, li colleziona. E lo sfondo sempre un po', bah, come capita, com'è, cioè non ci interessa cosa c'è, ci mettiamo un po' di sbrilluccichetti in modo che glielo facciamo capire, ma risparmiamo soldi. Di nuovo, contrasto, lei scura, sfondo chiaro. Emerge subito, chiara, perfetta, poi ok, è desaturo, può piacere o può non piacere, però il senso ce l'ha, si sta facendo notte nel mentre, nel mondo della superficie. Bello il dettaglio della codona, ci abbiamo speso un sacco di soldi, non facciamo vedere niente nel dettaglio, ma sbrilluccichini a destra e a manca, probabilmente questo è il segmento dove ci hanno speso di più in assoluto. E di nuovo, terzo mini set. Faretto proprio, come se fossimo a teatro in cui illuminiamo questo punto specifico, molto figo, molto bello, molto d'effetto, e tutto il resto è buio, non spendiamoci soldi, ormai l'abbiamo capito, hanno capito che sta nella grotta della Chincaglieria. Ci concentriamo su di lei, bella a fuoco, bella in contrasto, e quarto mini set che diventa una cornice tonda, sfruttiamo l'ambiente, perciò le rotondità dell'ambiente per creare proprio una sorta di cornice per focalizzare Ariel all'interno di questa cornice stessa e avere il nostro punto di attenzione. Molto molto furbo, molto molto bello, molto molto teatrale, molto molto scenico di nuovo. La famo spostà perché giustamente deve nuotare, è una sirena, gli famo fa un altro ennesimo giro. E di nuovo un altro set tondo, via, perciò il quinto mini set con poi taglio di luce specifico sulla fiamma nascondendo in parte il viso dell'uomo. Bellissimo, fortissima come scena, te la godi, te la bruci in un secondo, però è fantastica. Ci spostiamo nel momento più drammatico che è il finale in cui vediamo questa mano nell'oscurità. Disegnata solo da questa poca luce perché su ormai è diventata notte e si vede perché poi ovviamente se su è notte figuriamo se nella caverna proprio è buio totale, buio pesto e concludiamo appunto con la recitazione che l'attrice ha mantenuto per tutto il tempo, bella carica, cioè incazzatissima, è frustratissima, è tristissima, cioè non è per niente allegra, non sta a giocare a lei. E poi appunto stacchiamo e guardate proprio c'è l'apertura dell'occhio di bue, c'è proprio una roba teatrale, questo è proprio una messa, è come se fossimo a teatro e vedessimo il palcoscenico in questo modo. Non è, cioè, non è casuale, è fatto tutto apposta, quindi c'è questo strano mix tra. C'è il realismo della situazione, dell'ottica, della luce e quindi della fisica luminosa, perché così. Ci risparmiamo soldi e allo stesso tempo c'è l'irrealtà completa, la completa finzione del teatro, cioè proprio l'escamotage più teatrale possibile che si potesse utilizzare, perciò molto bello. Adesso detto questo, scusate, leggo i commenti perché volevo prima analizzare il tutto così mi dite che ne pensate. Allora, la colpa è del regista, allora, troppi colori terracei al viso spento. Sì, ma a casa pure, cioè io lo sto vedendo alla luce, di casa, sto vedendo tutto alla luce, per me c'ha perfettamente senso, cioè mi sembra un po' una polemica sterile questa del colore che è spento, è volutamente spento per dargli un tono più drammatico, tant'è che il film, per quanto non lo sia, sia quello a cartoni che questo, inizia con la citazione di Andersen che riguarda appunto le lacrime, le sirene non hanno lacrime e per questo soffrono molto di più. C'è questa pesantezza nel mondo del mare perché fondamentalmente per stare dalla parte di Ariel e appoggiarla secondo me sul fatto che lei voglia andare fuori dall'acqua, non
dobbiamo starci bene nell'acqua, dobbiamo starci un po' malino pure noi, non è un luogo invitante in questo caso. Infatti, l'unica cosa che non mi è veramente, ma veramente piaciuta del live action è come hanno reso Atlantica, perché Atlantica nel film originale è tutta dorata, è scintillante, è meravigliosa, sembra una metropoli illuminata, tipo quei grattacieli, queste cose qui. Questo ha due colonne de cirripedi, pare Herlihy. Io mi aspettavo di vedere Cthulhu che usciva da un momento all'altro tra le colonne di Atlantica, perché è molto cupa, è molto inquietante, tutta con appunto le alghe, le cozze incrostate che sì, probabilmente ha anche molto senso, però è molto brutta. Cioè, effettivamente, se io fossi in Ariel, non è proprio un luogo desiderabile dove vivere, a mio dire. Poi, i colori terracei, vabbè, abbiamo già detto. Nella canzone, i movimenti sono rigidi. Vabbè, ma comunque è un live action. Ma che vi aspettate? Cioè, comunque questa è una tizia che è stata messa dentro una tutina, senza i capelli shorty, manco era nuda fondamentalmente, è tutto ricostruito, dentro una specie di cosa che la fa girare come una trottola. Ma certo che i movimenti sono rigidi. Questa non è una sirena, non è stato girato in acqua, non è stato recitato in acqua. I movimenti sono quelli che so. Infatti anche questo, se hai capito, tu da bambino ti sarebbe piaciuto? No, probabilmente da bambino questo film non mi sarebbe piaciuto, ma come ho detto, secondo me questo film non parla ai bambini, parla ai trentenni, parla a delle persone un pochino più grandi. Perché non usare un effetto acquatico come Avatar 2? La Disney, ha la tecnologia e i soldi e il tempo, Sabri, ma io l'ho visto Avatar 2, no? Ma Avatar 2 è sempre giorno fondamentalmente, cioè l'acqua è resa sempre in una situazione molto diurna. E poi scommetto che Cameron come regista e Avatar come brand avranno richiesto e avranno preteso molto più budget dalla Disney. Non che non ce l'abbiano messo in questo, però io penso che in Avatar 2 la CGI, che è praticamente tutto il film, non che in questo non lo sia, però qui c'è anche tutta la parte fuori dall'acqua, sia stato molto più grosso come investimento. E qui alla fine la Disney io penso che dica: vabbè, regà, questi sono i soldi, tirateci fuori un film che ci faccia rientrare dei soldi e possibilmente vende un botto di merchandising. Questa è una mossa commerciale. Perché la Disney, giustamente molti dicono, perché non fa storie nuove, non fa storie nuove. Oh, regà, ma la Disney è un'azienda, eh. Cioè, non è. Il concetto dell'arte o di fare arte, quando si va a scontrare con la multinazionale, con l'azienda, con la necessità di fare giochi, o comunque merchandising, giocattoli per fare soldi, cozza molto col concetto di arte nella sua forma più squisita. Bisogna sempre trovare un compromesso, cioè i registi e il dipartimento effetti visivi, insomma, i concept artist, devono comunque confrontarsi costantemente con gli investitori, con i produttori, con chi sgancia i soldi. Che a una certa dice: senti, a me che tu vuoi fare sta scena bella, non me ne frega niente, io non te li do altri soldi. Non so se ci intendiamo, no? Ecco perché è così importante trovare i produttori ed ecco perché c'è così tanta ansia di box office, perché quelli che ci hanno cacciato i soldi non solo li rivogliono, ma li vogliono duplicati, triplicati, quadruplicati. Che non è, credetemi, non è facile, tant'è che anche nel vero film, quello dell'89, sta scena non ci doveva essere, la volevano togliere, la volevano tagliare fuori parte del tuo mondo. È stato Glen Keane, impuntandosi come un picchio, incazzandosi tantissimo, a dire: no, se togliamo parte del tuo mondo, io non ce lavoro a sto film, perché se togliamo l'unica scena bella, io non ci voglio partecipare. E visto che lui era il lead animator artist di Ariel, hanno detto: vabbè, va, fammolo contento, tanto sono 3 minuti di scena, dai, mettiamocela. Cioè, vi immaginate la sirenetta originale senza parte del tuo mondo? Quindi, insomma, è abbastanza forte come concetto. Qui dobbiamo capire lo sforzo tecnico unito poi all'artistry, come possiamo dire, alla bellezza del film in sé. Non è facile trovare un compromesso. Per me, in questa scena ci sono riusciti perfettamente perché io amo molto la teatralità. Questo è molto teatrale, c'è cioè molto di teatro. Perché c'è molto di teatro? Perché su un palcoscenico, in un luogo fisico, devi fingere, devi simulare. Quindi c'è tutto il vedo non vedo, il modo in cui usi le luci per creare quelle sensazioni
psicologiche che hanno riportato, secondo me, benissimo nella scena qui. Si amalgamano molto meglio di lei che fa le piroette e ride nel cartone animato. Poi è bellissimo anche quello, ma secondo me questo è veramente fatto coi controcoglioni. Budget ha ottimizzato per creare una cosa molto bella. Poi vogliamo parlare dei colori e parliamo un attimo dei colori. Lì effettivamente c'è un'altra cosa. Io, cioè, regà, bisogna anche essere un attimo coerenti, no? In tutti gli altri live action, ah mio Dio, ma che hanno fatto? I colori mi feriscono gli occhi, i colori mi feriscono gli occhi, mi fanno male agli occhi, è tutto ipersaturo. Cenerentola ipersatura, Aladdin è ipersaturo, Maleficent è ipersaturo, in un modo innaturale. Innaturale, che io subito ho detto: Madonna, c'è la scena del ballo di Cenerentola dove lei è vestita di azzurro e tutta la sala sono vestiti di oro, giallo, ocra, verde, che dà un fastidio assurdo. È tutto molto bello, ma in Cenerentola ti ferisce la cornea, le palette cromatiche. E io ho sentito solo lamentele in accademia, con i miei colleghi, quando parlavamo dei live action, li pigliavamo per il culo proprio perché le palette erano troppo intense, troppo sparate. Mo, che in questo live action hanno cercato di fare una cosa più contenuta, più realistica, e secondo me hanno fatto pure bene, hanno fatto pure molto bene. Ma le palette sono spente. Ah, oh, cioè, ma famosa capì, o ve sta bene o non ve sta bene, o è troppo accesa o è troppo spenta. Fate una bella cosa, prendete il telecomando e aumentate la saturazione col telecomando, se proprio volete vedere un contrasto di colore più intenso, perché se no non c'ha senso, ok? Oh. No, ma io, Angelo, io non lo so tu di che cosa parli dei live action che hanno fatto meglio. Io, cioè, questo secondo me è il live action fatto meglio, onestamente. Perché Maleficent è una porcata assurda, è una cosa inguardabile, fatta proprio di bruttezza estrema. Aladdin è ridicolo, cioè proprio ridicolo. Il Re Leone non c'ha senso perché lo potevano fare direttamente animato, cioè proprio in CGI, perché che tu mi fai i leoni realistici in CGI. Non c'ha proprio senso, veramente. Cenerentola è carino perché è un po' uno dei meno peggio. Cioè, bruttissimo La Bella e la Bestia, per carità di Dio, mi viene da mettermi le mani nei capelli. Dal cast a tutta la messa in scena, al vestito poraccio de Belle, lasciamo perdere. Va alla pessima CGI, una cosa schifosa. Sì, te l'ho appena spiegato perché non siamo a teatro, ho capito, ma i soldi si vede che scarseggiavano e qualche cosa se lo dovevano, diciamo, inventare, non so se mi spiego. Quindi secondo me ha perfettamente senso, a me piace, cioè, ripeto, a me soddisfa, a me piace. Questo, io ho notato questo bellissimo movimento di camera, zigzag in un crescendo verticale. Molto furbo, sfruttando tutti questi punti di luce con questi proprio riflettori, con questi faretti che creano delle piccole aree, quindi dei mini set dentro un set molto più grande. Io l'ho trovato veramente ben fatto a livello di concept, a livello di camera, a livello di movimenti e di regia, in relazione anche alla simbologia visiva che si voleva dare. Poi, ovviamente, può piacere, può non piacere, uno ha una visione più infantile del tutto. Ma sì, ma esatto, pure secondo me Nino rende molto meglio l'esperienza subacquea, ma poi ripeto, la gente non capisce che si sta facendo notte nella scena, cioè sta diventando notte, quando Ariel finisce di cantare sente i fuochi d'artificio sparati dalla nave e va a vedere di che si tratta, anche nel live action, nel cartone originale, e l'ho già detto, ai Caraibi il passaggio. Sì, vabbè, il film è ambientato in Sardegna, ma non lo specificano in questo film. Sembra anche che sia un environment caraibico, perché il villaggio di Eric è tutto tranne che sardo. Io non ho visto né i Malloreddus né i Mammutones. Ho visto gente creola che se mangia la guacamole in spiaggia. Non ho visto nessun riferimento all'Italia o alla Sardegna nelle live action. Quindi, se l'intento è far capire che Ariel è la guardiana del mar caraibico, del mar dei Caraibi, mentre le sorelle sono le guardiane degli altri mari, ai Caraibi il passaggio giorno-notte è repentino, è brusco, è immediato, non è graduale come da noi, che ci può volere 2 o 3 ore prima che il tramonto cali. E infatti nella scena in cui Eric e Ariel si baciano prima che diciamo il sole tramonti, è
È velocissimo il tramonto perché nella realtà è così. Cioè, queste cose sono la realtà ai Caraibi, proprio per la posizione che ha il punto là geografico rispetto all'asse terrestre e l'inclinazione col sole. Ecco perché la scena è così efficace, perché Ariel sta esprimendo un concetto di angoscia che viene poi benissimo rappresentato dalla palette cromatica, dall'utilizzo delle luci e delle ombre che si amalgamano molto bene in maniera molto spettacolare, non vogliamo utilizzare il termine teatrale, in maniera molto spettacolare, seppur semplice, con l'azione e il testo. Perciò io lo promuovo veramente, cioè i live action fatti a teatro. Andava sulla follia, pieno di effetti magici. Ma perché poi a teatro è ovvio, ma è ovvio, a teatro su un palco devi fare un po' di caciara, no? Perché stai su un palco, devi metterci un po' di effetti speciali. Qua è diverso. E poi l'unica pecca è i capelli. Giustamente a teatro i capelli sono statici. Perché giustamente come facevano. Eh beh, certo, mica poi io metti i ventilatori sotto. Comunque, ragazzi, questa è la mia analisi di parte del tuo mondo e secondo me funziona ed è il perché tutto funziona. Secondo me siamo troppo un po' abituati a cagare un po' il cazzo, diciamocela proprio chiaramente tutta. Non ci sta bene i videogiochi, non ci stanno bene le palette nei film, non ci stanno bene i live action, non ci stanno bene i nuovi film. Quando io mi metto nei panni, essendo un addetto ai lavori anch'io, di chi questo lavoro lo fa e deve coordinare e trovare un punto di incontro con tantissime altre persone. E vi assicuro che facile non è, anzi, il più delle volte è un incubo lavorare a questi progetti. Ecco perché poi si protraggono per 2, 3, 4 anni, perché non è facile trovare una quadra. Però secondo me qui hanno fatto un bel lavoro. Il film non è esente da difetti, non lo è, perché ci sono delle cose che fanno storcere il naso, effettivamente, però a me piace molto. Io sono soddisfatto. Quindi questa era la mia disamina di parte del tuo mondo. Spero che ad alcuni possa interessare o possa aver incuriosito, possa aver dato delle nuove chiavi di lettura per la scena del live action. E niente, comunque, per chi vedrà il video al di fuori di questa live, lasciatemi pure un commento perché sono molto molto curioso di sapere voi che cosa ne pensate, anche se il film non vi è piaciuto, eccetera, eccetera. Sono molto curioso di vedere voi come l'avete vista, la simbologia di questa scena. Detto questo, grazie per avermi fatto compagnia. Io vi saluto e ci vediamo magari con un prossimo video, con una prossima analisi o comunque con una prossima chiacchiera di qualsivoglia tipo. Anzi, ecco, se avete delle cose che volete esaminare o volete consigliarmi di vedere per analizzarle, me lo scrivete qua nei commenti e io volentieri lo faccio tranquillamente con voi e ci facciamo due risate. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti, iscrivetevi al canale se ve va, se non ve va, vi voglio bene lo stesso.